Jimi Hendrix. Ci sono voluti 40 anni prima che la casa di Londra in cui Jimi Hendrix trascorse i suoi ultimi anni di vita fosse trasformata in un museo. Vi sono esposti cimeli come il giubbotto arancione o il cappello che indossava sul palco. Fuori dalla casa Jimi è ricordato da una targa blu, quelle che nella capitale inglese indicano i luoghi in cui sono vissuti personaggi celebri. È la prima targa blu che viene dedicata a una rockstar. Jimi, con la compagna Katie Etchingham, occupava un appartamento al numero 23 di Brook Street. Nella casa a fianco, al numero 25, un'altra targa blu ricorda che lì aveva abitato 300 anni prima Georg Friedrich Händel. Non è una semplice curiosità. Jimi è stato per il rock quello che Händel è stato per la musica barocca. Entrambi hanno sviluppato la materia musicale del proprio tempo, anticipando le scelte di coloro che sarebbero venuti dopo. Entrambi hanno abbandonato presto gli studi per dedicarsi solo alla musica. Entrambi hanno avuto una vita agitata ed entrambi hanno trovato la gloria in Inghilterra. Quando si trova tra il pubblico persone insospettabili, borghesi che spesso godono nel criticarlo per il modo in cui veste, per come vive, per come si comporta, Jimi fa aumentare il livello di amplificazione e scopre che la cosa piace a quei signori. Scopre che più il volume cresce, più quelli perdono la testa. Jimi allora raggiunge l'apice il 31 marzo 1967, quando, esibendosi prima dei Walker Brothers, alla fine della propria performance, dà fuoco alla chitarra. È un colpo sensazionale. I teatri in cui il gruppo deve esibirsi chiedono un abbassamento dei toni, ma Chandler risponde dicendo che il gruppo non ama scendere a compromessi. Per qualcuno quelle esibizioni sono troppo violente. Jimi stesso è un violento che può avere una pessima influenza sui giovani. Le solite cose, insomma. Jimi non amava la violenza. Per lui, una cosa era il comportamento sul palco, altra cosa, la realtà. Quando spacchiamo chitarra e amplificatore sul palco, lo facciamo perché a noi piace e al pubblico piace. Ma sono sicuro che quando gli spettatori vanno a casa, non si mettono a picchiare la nonna, perché hanno scaricato ormai tutta la loro attenzione con noi. È lo stesso motivo per cui si appassionano alla partita di calcio. Ma fuori dalla scena, nella realtà, in America, era il periodo delle violenze razziali, delle reazioni di gruppi come le Pantere Nere alle segregazioni ancora vive negli Stati Uniti. Per Jimi, anche questi eventi erano una creazione del sistema che dava al pubblico ciò che il pubblico voleva. Bianchi contro neri. La vera battaglia non è quella tra colori diversi, ma quella tra il vecchio e il nuovo. Il sistema mette invece in scena queste lotte razziali solo allo scopo di indebolire le giovani generazioni. Lasciano che i giovani scendano per strada, che lottino, solo per poi metterli in galera. E quando quello stesso sistema finge di essere preoccupato di quanto succede nelle strade, beh, è solo un'altra facciata della propaganda.